Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo ultimo episodio di Pokémon Violetto. Ultimo episodio per quanto riguarda la storia principale. Molto probabilmente ci sarà un altro episodio dove farò le cose del post-game, ma in maniera molto molto veloce. Ad ogni modo, oggi ultimo episodio, entriamo nel laboratorio del professor Turum. Vediamo che sta combinando questo mattacchione. Ma siamo tipo caduti? Ok. Va bene, va bene. Sì, va. Oh. Ah, qua è aperto? Ok, pensavo fosse tipo... ok. Prof, sono io? Sono arrivato? Cioè, aspetta. Così è vicino, ma mi alza l'immagine per qualche ragione. Sì, sono bello. Ok, andiamo allora. Mi sono appena mosso. Presenza umana rivelata all'interno del laboratorio zero. È lui che parla. Non lo sentiamo più da un interfono ormai. Meno male. Ah, dietro è completamente rasato. Oppure, no, era fatta male la texture dietro. Disattivazione modalità riposo. Allora, o è un cyborg o ci sta prendendo per i fondelli. Hello Link, benvenuto. Salve. Ah, questo è quello cattivo? Master Ball? Torna nella tua Pokéball. Ok, è molto strano. Questo esemplare è molto più aggressivo di quello che hai con te. Il tuo Miraidon è scappato dall'area zero perché ha perso una lotta per il territorio contro questo Pokémon. Eh già. C'è qualcosa di cui devo scusarmi con te e gli altri. Io non sono il vero professor Turum. E allora chi è? Io sono un'intelligenza artificiale creata dal professore sulla base delle sue conoscenze e dei suoi ricordi. Praticamente ho fatto un foreshadow nello scorso episodio. In poche parole sono un robot animato da un IA. Io ci stavo scherzando nello scorso episodio, tipo, ah, vediamo che non sarà Turm ma una persona diversa. Effettivamente è un cyborg. Il professore originario è venuto a mancare durante l'incidente della stazione di monitoraggio 4. Quella che sta qui dentro. Incidente? Il Pokémon non ha alcuna colpa. Il professore originario ha semplicemente mal giudicato la sua forza. Tutto qui. Desiderava solamente assicurarsi che Miraidon rimanesse illeso. E alla fine ha dato la vita per proteggerlo. Ebbene, fin da quando ho chiesto a Preside Clavel di metterci in contatto, fin dall'inizio hai parlato con me, l'intelligenza artificiale. Ma quando è morto allora, professore? Non troppo tempo fa, se hai i ricordi di Miraidon. Cioè, lui sa tutto quanto quello che può imparare Miraidon. Delle sue mount, intendo. Ascoltami attentamente, Link. Il motivo per cui ti ho chiamato qui all'area zero è perché ho un ultimo favore da chiederti. In sostanza, voglio che tu disattivi la macchina del tempo costruita dal professore originario. Se hai domande, potrei farmele in ascensore. Seguimi. Quindi la macchina del tempo effettivamente è una macchina del tempo, ci stai dicendo. Però... si creerebbe un paradosso, non un paradosso, ma un loop infinito allora, dove il professore... Oh, capsula energetica, non ci ho fatto caso, ho raccolto pensando che fosse... Si creerebbe un loop dove il professore muore più e più volte e noi veniamo ogni volta qui a fermarlo, ma non ha senso. Capsula che aumenta la potenza dei Pokémon dotati di certe abilità. Bah, dipende come va usata. Bulbapedia poi mi darà più informazioni come sempre. Certi oggetti non ti dicono certe abilità, grazie. Quali? Quelle nascoste? Non si sa. E ci guardiamo. Sono davvero felice che tu sia venuto ad aiutarmi, Link. Sono pronto a rispondere a qualsiasi tua domanda. C'è qualcosa che vorresti sapere? Ma che cos'è un IA? Vabbè, dai.
Con il termine IA si indica un'intelligenza artificiale costruita dagli esseri umani. Ogni mia azione e ogni mio pensiero vengono calcolati da un computer sulla base dei ricordi e delle conoscenze del professore originario. Tali calcoli vengono poi espressi tramite questo mio corpo meccanico, realizzato affinché rassomigli a lui in tutto e per tutto. In condizioni normali, un'IA sofisticata come la mia sarebbe impossibile per la scienza contemporanea, ma grazie ai cristalli del Laboratorio Zero, questa impossibilità si è tramutata in realtà. I cristalli? Cosa? Come ti ho già spiegato prima, il professore non c'è più. Il suo corpo fisico è stato gravemente danneggiato durante l'incidente alla stazione di monitoraggio e di conseguenza ha perso la vita. Danneggiato per non dire mutilato. Temo che questa sia una realtà difficile da accettare per suo figlio Pepe. Al momento faccio le sue veci nella gestione del Laboratorio Zero. Ma quindi Pepe lo sa allora? Perché ha detto questa è una realtà difficile da accettare per Pepe. Oh, perché non ha detto sarà difficile, ha detto che già lo sa quindi. Chiediamogli della macchina del tempo allora. La macchina del tempo è un'invenzione sviluppata da me e dal professore originario. È un macchinario capace di trasferire le Pokéball in un tempo diverso dal nostro per catturare i Pokémon e portarli nel presente. Quando era ancora in vita, il professor Turum era molto affascinato dai Pokémon di altri tempi, in particolare da quelli provenienti dal futuro. La nostra invenzione è ancora attiva e continua tuttora a portare qui automaticamente Pokémon dal futuro. C'è dell'altro che vorresti chiedermi? Il tuo obiettivo? Il professore originario aveva un sogno, un mondo in cui i Pokémon del presente e quelli del futuro potessero vivere in armonia, ma l'energia misteriosa del remoto futuro, frutto di un'estrema evoluzione, si è rivelata impossibile da domare. L'esistenza stessa di quei Pokémon è una minaccia per l'equilibrio del nostro ecosistema attuale. Secondo il professore originario, anche questa minaccia fa semplicemente parte della sua natura. Attualmente la barriera attorno all'area zero serve a evitare che i Pokémon del futuro impazzino per tutta Paldea. Eppure, Pokémon come Solcoferrio sono già riusciti a superarla. Prima o poi questi Pokémon usciranno dal giardino isolato che chiamiamo Area Zero e invaderanno tutta la regione. E quando ciò accadrà, il ricco ecosistema della nostra regione verrà distrutto. Sarò anche nato come semplice copia del professore. Ma non vedo un motivo logico per permettere un simile scempio. Per impedire questa catastrofe, però, bisognerà sconfiggere l'IA più potente che il professore abbia mai creato. Link, usa la tua forza per infrangere il sogno del professore originario. Lui praticamente è il professore. Lui pensa di essere Turum. È giusto, in effetti, sì. Però. Perché i cristalli lo tengono attivo? Cioè, sono ricolmi di energia forse i cristalli. Però perché Turum l'ha fatto tale e quale a sé? Non c'era bisogno. Bastava che fosse semplicemente una mente pari alla sua. Non c'era bisogno di farlo uguale. Siamo arrivati all'ultimo livello. Non penso ci venga spiegato altro, visto che le spiegazioni sono finite. Magari nel terzo DLC esce questo fantomatico Pokémon che può esaudire il desiderio alla Dragon Ball. Ok, macchina del tempo. Ma questo cos'è? Il dominio del terzo leggendario? Cos'è? Triangoli? O esagoni? Penso triangoli o rombi, non si capisce. Osserva, questa è la macchina del tempo che abbiamo creato grazie al potere della terra cristallizzazione. Ma la terra cristallizzazione cos'è che fa di preciso oltre ad aumentare le capacità del Pokémon che la usa? Cioè, noi ora dovremmo in teoria incontrare il terzo leggendario, no? Che devo fare? Per fermare la macchina del tempo ti servirà l'ID del professore che è contenuto all'interno del libro violetto. È proprio lui a nascondere quest'ultima chiave in quel libro. Uno dei suoi preferiti sin da quando era bambino. Ah, perché c'è scritto in maniera maldestra Turum. Ok, devo appoggiare il libro violetto lì. C'è un unico problema. Se cercherai di spegnere la macchina è molto probabile che ti attaccherò. In quanto IA, il mio codice di base prenderà sopravvento, soprasserendo la mia volontà. Diventerò un semplice automa da lotta con un unico obiettivo: neutralizzare chiunque cerchi di ostacolare il sogno del professore. Le mie abilità nella lotta sono senza pari, poiché la mia IA
È stata sviluppata analizzando tutti gli scontri dei campioni di Paldea. Ma non hai visto il mio? Vabbè, mettiamo insomma sto libro violetto sul piedistallo. La macchina del tempo, eh? Interessante. Sembra una specie di solarium qui dentro. Non c'è molto di cui discutere. È una macchina, boh, senza capo né coda. Vabbè, andiamo. Rilevato ID originale del professor Turum. Accesso autorizzato. Arresto di emergenza. Disattivazione della macchina del tempo in corso. Accesso rifiutato. Sequenza di arresto interrotta. Riavvio della macchina del tempo in corso. Conto su di te, Link. L'IA di Turum entrerà in modalità riposo. Avvio del programma di combattimento. Sconfiggimi, te ne prego. E che il mio sogno possa finalmente ogni ostacolo verrà espulso. Ok, quindi si è attivata la macchina del tempo e gli ha portato un Pokémon preso con la Master Ball. Wow, bellissimo! Stupendo! Quindi loro mandano Master Ball del futuro come se fossero caramelle. Ignoro chi tu sia, ma è irrilevante. Ogni ostacolo va rimosso. Bella, senti come pompa. Ok, fa scarica e faccio canzone ardente. Hai davanti a te la vera potenza del futuro. Stupefacente, non trovi? Ma dipende dai casi, eh. No, 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 signore, no. Facciamo un po' all'ombra allora, è tipo fuoco, eh. O comunque roccia, qualcosa che resiste al fuoco, insomma. Un'altra scarica la prendo? Potrei provare a prenderla un'altra scarica, dai. Bravissimo fino a un certo punto, perché se ora è paralizzato. Va bene, bene, bene. Turum è arrabbiatissimo con noi. Vabbè, è un'IA, è un'intelligenza artificiale, più di tanto non arriva a capire. Va in automatico. Spine ferree, che roba è? Ah, Tyranitar! Ok! Sì, mi ricordo dai leak, ma non mi ricordavo il nome, cioè non l'ho letto proprio, anche perché è scritto nella lingua dei Pokémon, quindi non lo saprei comunque. Era l'immagine del Pokédex. Oppure c'era scritto e non mi ricordo io, ma non mi sembra. Boia. Il tuo cervello umano non può nulla contro il mio vasto database tattico! Dato che fa un terremoto, se non sbaglio, io gli manderei Flamingo, perché ovviamente è scritto in questa maniera, Flamingo! Perfetto. Doppio calcio dovrebbe fargli qualcosina, spero, perché se... Però teniamo conto che comunque sia Flamigo ha una potenza non indifferente. Interessante. Dunque ha individuato le debolezze dei Pokémon del futuro? Anche tu, amico mio, anche tu. Non posso già terracristallizzare. Sarebbe controproducente solo per un Pokémon, no? E non serve. E non serve. L'ha carriata lui da solo. Mandiamo Colombo. Vista innevata, comunque buio è normale. Nevica a questo punto. Inizia a nevicare. Ah, tipo evasione? Non lo so. Non so se ha evasione plus sotto la nebbia. Comunque sia, non può scappare volendo. No, però. Mano ferrea. Ah, riama. No. Però è lotta. Dovevo dargli Psycho Zanne a Mabostiff. Porca miseria. Leccata magari lo paralizzo, però.
Ok, bruciapelo non fa molto. Però mo vedo se cambiare Pokémon o no. Allora, fa... Madonna, che dolore. Allora, devo cambiare assolutamente. O mando Croccomela a prendere l'attacco lotta. No, no, dai. Cioè, hanno aumentato l'intelligenza artificiale del computer, ma non penso che predicta il cambio. Ok, perfetto, meno male. Non vado in terra, ma non serve. Ok. Fa un attacco elettro, tono pugno. Che prendo come un campione. Semipotenzio di altre due volte. Canzone ardente. È fatta. Però non mi deve paralizzare, né tantomeno andare KO. Se mi fa un brutto colpo, c'è una grande possibilità che mi freghi tantissimo. A posto, ora sono un pochino tranquillo. Penso di poter riuscire a prendere qualsiasi altro colpo possa mandarmi, qualsiasi altro attacco, e vincere, insomma. Dovrebbe bastare. Certo, non posso prendere super efficace, questo è chiaro. Grazie. Allora, io nello scorso video ho detto che lui rimane tipo drago, ma non lo è. Già l'ho detto, vediamo un po' che combina. Cannon Flash. Cavolo. Buono. Buono. Aia. Quello fa male. Eroe ferreo. Ah, Gallade. Oh. Ma continua a lottare. Oramai se deve andare KO, vada KO. Lotta in linea con i parametri stabiliti. Possibilità di sconfitta 0. Ma 0 sarei tu 0. È Gallade però. Oddio, o è Gallade o è Gardevoir. Comunque sia. Eh beh, certo, più veloce, ovvio. No, no, è Gardevoir, la gonna. Sarà acciaio almeno uno di questi del futuro? A forza di provare, prima o poi lo beccherò uno che è acciaio. No, questo è psico. Vabbè, ovviamente è psico, certo. Furbissimo io che vado a colpire un Pokémon che so di per certo essere psico con un attacco lotta. Quale genio! Quale genio che sono! Allora, l'idea di base ce l'ho. Mandare Mabostiff, urlo rabbia, o anzi morso stretto e via. Però devo ricaricarlo assolutamente, perché questo con un attacco mi ara praticamente. Breccia, Ah, però se l'ha presa lui. Oddio, la difesa dovrebbe compensare? Non lo so. Boh, ci provo. Se la prendo bene, se non la prendo, boh, non lo so. Mi attacco? Revitalizzo oltranza fino a che non si finisce pipì. Certo. Morso stretto, dai. Frantumanima. Oh, cacchio. Ma brutto colpo, ma dai. Ma forse reggevo. Ma stai zitto, ma che farei meglio di arrendermi? Ma vai avanti, per favore. Che seccatura quando è così, oh. Allora, tocca fare revitalizzante max su Mabostiff. Se va bene, va bene. Se non va bene, tocca rifarla. Porca miseria, oh. È tosta questa. Certo. Se ci arrivi livellato, no. Però ha anche detto che gli ha aumentato l'attacco. Vada come vada. Ora invece è andata molto liscia la lotta. Strano. Molto più facile di prima. Sì, ho perso sempre dei Pokémon, però è andata molto meglio. Bah.
E quello cos'è? Non avrei mica affrontato e sconfitto l'avversario più forte di tutti. Ma tu, chi sei? Grazie di tutto. Finalmente abbiamo fermato la macchina del tempo. E finalmente abbiamo fermato anche il professore. Papà, no, non è possibile. Oh, guarda, guarda come sei diventato grande. Sono orgoglioso di te, mio. Ti chiedo scusa per averti lasciato solo per tutto questo tempo. Papà! Rilevata anomalia nel sistema di sicurezza, rilevata anomalia nel sistema di sicurezza. La macchina del tempo è in pericolo, la macchina del tempo è in pericolo. Ma che succede? Un altro battaglione di Pokémon? No, non è possibile. Rilevati ostacoli che impediscono il regolare funzionamento della macchina del tempo. Avviate il programma di difesa del paradiso allo scopo di rimuovere gli ostacoli. Cosa? Il professore si rifiuta a tal punto di fermare la macchina del tempo? Disabilitazione di tutte le Pokéball non registrate con l'ID di Turum in Cosa vuol corso. dire? Inizializzazione del programma in corso. Avvio convergenza dell'energia Terra Crystal. Mi dispiace, ragazzi, non avete possibilità di vittoria. Fuggite, vi prego. L'IA di Turum è stata sovrascritta dal programma di difesa del paradiso. Oh, ancora Turum! Ah no! La sfida del programma di difesa del paradiso! E chi manda? L'ultimo Pokémon che era rimasto era Miraidon! Eccolo lì! Beh, certo, te l'ha appena detto che le Pokéball non possono essere lanciate. Lotta! Non puoi lottare senza Pokémon in campo! Eh sì. Le Pokéball sono inutilizzabili. Ma così come facciamo a lottare? E non si può. Sono inibite da strane onde elettromagnetiche. Non posso sbloccarle neanche hackerandole. Lo cambio? Non si può fare niente. Ma così non vale sempre a giocare sporco gli adulti. Davvero. Non so. Boh. In realtà c'è una Pokéball che si può usare. Eh sì, è lui. Allora, le antenne sono diventate elettriche, bellissime. Non ci avevo fatto caso prima, ci ho fatto caso adesso. Miraidon, il guardiano del paradiso. Motore andronico, adronico. Ok. Motore adronico. Già l'ho sentito da qualche parte. Abbiamo Terrascoppio che prende il tipo, la mossa del terra, ma non abbiamo neanche la terra con lui. Perché? Vabbè. Fulmiscatto e Gemmoforza facciamo. Ok, sì. Non avrei fatto un'altra mossa comunque, a parte un attacco, eh. La Gemmoforza è forte, oh. Buona.
ha assunto la forma lotta! Vai così, Miraidon! Eh beh, cavolo. Che poi questa è la forma che abbiamo visto anche nei trailer insieme a Coraidon. Wow, che danno! Ma non è un po' alto il danno che ci ha fatto? Non permetterò che rovinate il mio paradiso. Ogni ostacolo verrà eliminato. Sottocarica, ok. Si alza la difesa. Speciale. Ma io posso, volendo, posso anche ricaricare. Oh no, Link si mette male. Cerca di resistere. Ah, dobbiamo fare il giro, giusto? Stando ai miei calcoli, la vittoria è mia. Sui vostri resti costruirò i miei sogni. Ok. Dico, ma non funziona per qualche strano motivo. Invece no, tutto bene. Ho fatto bene a ricaricare. Ottimo lavoro! Se c'è qualcuno che può farcela, sei tu! Continua così, forza! Ok, va bene, mi aumenta l'attacco speciale da solo. Impossibile, non è bastato a mandarlo KO, si mette male. Ehi Link, sbaglio, la tua terrasfera sta brillando. Link, Miraidon, usate la terra cristallizzazione e facciamola finita. Mi sta per la mente una cosa, aumenta ancora l'attacco? Anche la difesa. Tutto aumenta, bene. Mi sta per la mente una cosa. Io non posso perdere questa lotta, secondo me. Terra e Terra scoppio. Io non posso andare KO con Miraidon. Ho questo sentore. La Terra Drago non è male, dai, ci sta. Quanto gli facciamo, però? Ah, ok, è proprio partito dal petto, irradiato un raggio di luce devastante. Ah, è Turum che perde la cristallizzazione, non Miraidon. Hai sconfitto il programma di difesa del paradiso. Ce l'abbiamo fatta! Non è più fuori controllo? Incredibile, davvero incredibile. Siete riusciti a superare persino l'ultimo ostacolo posto dal professore originario. Sei tornato normale? Esatto. Questo è un risultato che nemmeno io, l'IA più avanzata di tutti i tempi, ero riuscito a calcolare. Nonostante la situazione disperata, avete avuto la calma per ragionare con la vostra testa, il coraggio di credere nei vostri amici e la determinazione per fare ciò che andava fatto. Questo dimostra la vostra caratura. Per quanto difficile potrà essere il futuro che vi aspetta, io credo fermamente che sarete in grado di seguire a testa alta la strada che avete scelto. Grazie di tutto, Link. E grazie anche a voi, ragazzi. Purtroppo, temo che la macchina del tempo non potrà essere fermata finché io sarò presente. Sono diventato ormai parte integrante dei sistemi di ripristino e di manutenzione. No, cosa dici? Non può essere! Mi dispiace. Dovete sapere che osservando le vostre avventure ho provato invidia. Invidia per la vostra libertà, per l'affetto che provate per gli amici con cui avete fatto gruppo, per la forza a cui agognate giorno dopo giorno dedicandovi anima e corpo alle lotte, per il coraggio che vi spinge ad affrontare nemici più grandi di voi pur di proteggere chi vi è caro. Per il modo in cui siete disposti a cercare e a lottare pur di trovare un tesoro che sia vostro. E certo, per le ali che vi permettono di volare sereni per i cieli. Vorrei essere anch'io come voi, libero da ogni vincolo, libero di cercare un tesoro che sia mio e solamente mio. Un tesoro. Io sono una parte della macchina del tempo. Finché sarò qui, lei continuerà a funzionare. Ed è per questo che ho deciso di adoperarla. Raggiungerò il mondo che ho visto nei miei sogni, il mondo del futuro. Ma
proprio adesso che siamo finalmente riusciti a incontrarci? Non ho deciso di viaggiare nel tempo solo per fermare questa macchina, ma anche perché non riesco più a contenere il desiderio di vedere il futuro con i miei occhi. Sento una strana sensazione. È forse questo il brivido dell'avventura. Pepe, mi dispiace di non averti potuto raccontare la verità fino ad ora. Ho ereditato tutte le emozioni provate dal professore originario, quindi posso dirtelo con assoluta certezza. Tuo padre ti amava con tutto il cuore. Non puoi. Non puoi andartene così proprio adesso. Hai ragione, e mi dispiace davvero. Pepe, Miraidon, Link, mi dispiace, ma è venuto il momento di salutarci. Papà! Addio, miei giovani e liberi avventurieri. E buona fortuna! Se n'è andato, papà. Pepe, come ti senti? In un certo senso lo sapevo che le cose stavano così. Lo so che era solo un robot, ma quando mi ha chiamato per nome, con quella voce, guardandomi con quegli occhi, anche se era un falso, i suoi sentimenti sembravano veri e quindi io... Scusate, non so proprio che mi passa per la testa. Non preoccuparti. Allora, bestiola, hai recuperato tutte quante le tue forze, allora. Si vede che anche Miraidon è triste. Invece avete visto la sua forma rotta? Che forza, che spettacolo! Eh sì, davvero un bello spettacolo. Immagina un gigante come questo che viene a chiederti delle coccole. Che spavento! Ma torniamo a noi, su. Paldea è salva grazie agli sforzi di Link e Miraidon. È vero, sei stato formidabile, Link, grazie. Link, lo sapevo che avevi stoffa. Pepe, anche se il professore non è più qui con noi, sono sicura che si sta divertendo un mondo a visitare il futuro. Hai ragione. Grazie, Penny. Figurati. E scusa per tutto. E ora che facciamo, Link? Torniamocene a casa, verso la strada di casa era il titolo di questo capitolo. D'accordo, forza su, torniamocene a casa. Ok, statemi tutti a sentire. Che c'è adesso? Visto che stiamo tornando a casa, che ne diresti di fare una bella deviazione lungo il tragitto? Veramente io... Io ci sto, a patto che ci andiamo a comprare degli snack. Ehi Link, tu sei dalla mia parte, vero? Dai, va bene, ho capito, facciamo come dite voi.